Buongiorno, benvenuti a questo video sui transiti di Urano. Prima di iniziare a parlare proprio dei transiti veri e propri, diamo una piccola introduzione perché ci sono tante persone che seguono il canale YouTube che stanno iniziando a avvicinarsi all'astrologia, quindi diamo proprio delle indicazioni base su Urano. La prima cosa che dobbiamo dire è che Urano è il primo pianeta transgenerazionale, transpersonale, scoperto nell'età moderna e che non si conosceva nell'età antica. Fino al 1781, anno in cui Urano viene scoperto, come vedremo, si credeva che i pianeti fossero sette e quindi si parlava di settenario. E quindi c'erano i due luminari, il Sole e la Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. E l'astrologia classica lavorava su questi sette pianeti. Qual è la differenza fra i pianeti del settenario, quelli che abbiamo appena nominato, e Urano, Nettuno e Plutone? Che i pianeti del settenario sono visibili ad occhio nudo, non c'è bisogno di uno strumento ottico per vederli. Mentre i pianeti qua del sistema solare, quali Urano, Nettuno e Plutone, necessitano per essere visti di uno strumento ottico e per questo sono stati scoperti solo in epoca moderna. Va detto che Urano, in certi momenti molto particolari, in cui è particolarmente luminoso, può anche essere visto a occhio nudo, ma sono momenti talmente brevi, rari e non facilmente prevedibili che non possono dare, che non hanno mai dato l'idea che quella lucina fosse un pianeta. È il 13 marzo del 1781, quindi pochissimi anni prima della Rivoluzione francese, di cui un Urano è già in qualche modo portatore di significato, che i fratelli William e Caroline Herschel scoprono il primo pianeta transpersonale. Attenzione! Noi oggi vediamo questo evento come sicuramente uno spartiacque, ma all'epoca la scoperta di un nuovo pianeta del Sistema Solare fu addirittura traumatica, drammatica, scioccante. Tutto il modo di pensare, scientifico, astronomico, astrologico dal nostro punto di vista, considerato ormai definitivo per secoli, secoli e per millenni addirittura, improvvisamente va rivisto, va riletto, va ampliato. E tutto questo, perché poi con Nettuno e Plutone questo era già stato fatto in qualche modo, ma Urano è il primo, e Urano, veramente la scoperta di Urano, entusiasmante ed esaltante per certi versi, ma assolutamente traumatica, destabilizzante e drammatica per altri. Tutto quello che si credeva improvvisamente si vede che era solo una parte del tutto. È improvvisamente cambiata una visione del sistema solare che era appunto millenaria. Siamo in epoca noi in cui le scoperte sono continue, in cui la tecnologia va velocissima. Le innovazioni ci arrivano una dietro l'altra, una dietro l'altra. Quindi noi facciamo fatica oggi con la nostra mentalità a immaginare veramente lo shock che tutto questo può aver causato. All'inizio William Herschel pensava che Urano fosse una stella. Le stelle fisse, fra virgolette, non sono realmente ferme, si muovono di un grado ogni 72 anni, ma all'osservazione appaiono ferme, sono punti fermi nel cielo. E si accorse invece che si spostava. E quindi si accorse che quello che stava osservando non era un astro fisso, ma vagante, e quindi era un pianeta. William e Caroline Herschel erano entrambi due astronomi di altissimo livello, due matematici. Lui era l'astronomo ufficiale del re Giorgio, quindi per questo anche Urano ha rischiato di chiamarsi la stella di Giorgio all'inizio, poi invece si è corretto il tiro e ha il nome che oggi conosciamo. E proprio in quanto astronomo ufficiale di corte viveva vicino al sovrano a Windsor. Caroline fu la prima donna remunerata regolarmente in campo scientifico.
Ho scelto questa immagine proprio perché giustamente la scoperta è veramente di entrambi, gli studi che condividevano, le ricerche che facevano hanno portato entrambi alla scoperta di Urano. Il primo avvistamento, come detto, è del 13 marzo 1781. Siamo quindi fra la rivoluzione americana e la rivoluzione francese per una collocazione storica. E abbiamo proprio qui quello che è il primo significato di Urano, che è quello di nuovo, rivoluzionario, destabilizzante, ciò che prima non c'è, che ora c'è e che costringe a vedere tutto in modo nuovo. Con la rivoluzione francese siamo ovviamente in anni in cui il cambiamento, fra virgolette, simboleggiato da Urano nel sistema solare, nella visione del sistema solare, diventa cambiamento di valori, quindi egualità, fraternità, libertà di stampa, rivoluzione, tutto questo può degenerare, periodo del terrore e via dicendo. Urano non a caso è stato anche equiparato spesso, per esempio da Liz Green, che ne ha scritto un libro molto famoso, alla figura di Prometeo, a questa figura, no, che ruba il fuoco degli dèi per regalarlo agli uomini, che quindi da una condizione barbara possono elevarsi a una condizione di conoscenza, di studio e di maggiore elevazione. Per questo Prometeo perderà la sua immortalità, verrà incatenato a una roccia dove ogni notte un'aquila gli mangerà il fegato, che però ricrescerà durante il giorno affinché il supplizio sia eterno. Urano quindi racchiude, già vediamo, ricchissimi collegamenti a tutti i livelli. Quando parliamo di cose così diverse, che però avvengono nello stesso giro di anni, nello stesso periodo storico, parliamo di corrispondenze sincroniche, ovvero eventi che fra di loro non hanno alcun nesso logico, razionale, causa-effetto, ma ugualmente sono evidentemente collegate fra di loro. L'archetipo di Prometeo può essere ovviamente attribuito a tutti quei personaggi che portano grandi novità nel pensiero umano. Possiamo avere Galileo, Copernico, possiamo avere figure che improvvisamente, Einstein, figure che con il loro pensiero e le loro idee cambiano definitivamente poi quello che è il concetto della realtà e cambiano completamente qualcosa che non può più poi tornare indietro. Urano poi è equiparabile anche all'elettricità, e come vediamo, vedremo poi nelle carte dei tarocchi, per esempio, la carta dei tarocchi equiparabile alla dinamica uraniana è quella della torre, che una volta era anche chiamata proprio il fulmine, e fulmine, elettricità, eventi improvvisi, eventi molto dinamici, sono tutte connotazioni molto uraniane. Allora, Urano ci parla di diversità, Urano ci parla di novità, Urano ci parla di ciò che è diverso dalla norma, proprio tutto va riconcepito, tutto va riletto. L'idea che fino a quel momento si aveva del sistema solare si può dire che è equiparabile per certi versi al passare dalla visione geocentrica a eliocentrica, quando proprio devi reinventare un modo di pensare. E ogni volta che si deve reinventare un modo di pensare, c'è chi è più uraniano e quindi lo fa con più agilità e facilità, e che c'è chi oppone resistenza, no? Lo stiamo vedendo per esempio in questo periodo fra la quadratura Saturno e Urano in Toro, no? Questo gioco di forze immense fra ciò che non desidera cambiare o non desidera cambiare velocemente, e ciò che invece deve farlo subito, deve agire, deve, no, immettere. Solo vi ho scelto questa immagine perché spiega benissimo un'altra enorme particolarità di Urano. Allora, vedete, la Terra è inclinata sul proprio asse, no? Questo è il polo nord ideale, di 23 gradi. Mercurio dritto come un fuso, abbiamo vari livelli, Giove quasi dritto come Mercurio, abbiamo Urano che, come vedete, nel momento che gira intorno al Sole,
non lo fa avendo in questo modo come la Terra a 23 gradi, ma lo fa stando proprio steso sul proprio asse e in poche parole come se fosse una palla che rotola intorno al Sole, vista questa posizione. E il polo nord di Urano punta direttamente verso il Sole. Il suo tempo di rivoluzione intorno al Sole è di 84 anni, quindi ha un passo che è la metà all'incirca di quello di Nettuno. Anche il movimento di rotazione è diverso in quanto è anti-orario, esattamente come quello di Venere. Per capire un transito di Urano possiamo anche porci questo tipo di domande: in che settore della mia vita devo rinnovare qualcosa? In che settore della mia vita devo infrangere le regole? A livello familiare, dove sarebbe necessario infrangere le regole? Cambiare il modello che ci stiamo trasmettendo, ma che ormai evidentemente è un po' stanco? Quale autorità devo sfidare? Quale autorità devo mettere in discussione? Cosa ormai è necessario decostruire, distruggere per poterlo ricostruire su basi nuove? Questo è un transito di Urano. A cosa mi devo ribellare? Allora, astrobiografia dei transiti di Urano. Cosa significa? Significa che per studiare quello che sono i nostri transiti di Urano è necessario conoscere la valenza di questo pianeta non solo nella nostra vita, ma anche in quella della nostra famiglia. Perché la memoria collettiva, trasmessa in modo esplicito, implicito e sincronica, la memoria degli eventi della famiglia, sincronica ai transiti è in noi. Quindi, se nel nostro albero con i transiti di Urano sono accaduti degli eventi molto forti, molto destabilizzanti, molto rivoluzionari, pecore nere, esclusioni, incidenti, cambiamenti improvvisi, positivi, meno positivi, più facili, meno facili, noi ne abbiamo memoria. Quindi, nel momento che noi andiamo a osservare un tema natale, no? Guardando gli aspetti che forma Urano, guardando la casa che governa e poi iniziando a osservarne i transiti, abbiamo indicazioni molto utili sul ruolo che anche Urano ha avuto nel nostro albero. Quindi io dividerei l'astrobiografia dei transiti di Urano a tre livelli: visione quindi collettiva che dà un'impostazione. Una visione, una lettura dei transiti a livello, dopo quello collettivo, familiare, di albero. Ripercorriamo, facciamo una lista di eventi che ci sembrano molto uraniani nella storia del nostro albero. Quindi destabilizzanti, cambiamenti radicali, grandi novità, novità che possono aver creato tensione con le zone dell'albero più ostili al cambiamento, più conservatrici, no? Meno elastiche. E quindi rottura, perché proprio per questo Urano porta rottura nei suoi transiti, bisogno di trovare un nuovo equilibrio, una nuova forma, rinnovamento più o meno faticoso. E solo dopo andiamo a guardare con quest'ottica i transiti nostri individuali, quindi tre livelli: collettivo, familiare, personale. Questo intendo per astrobiografia dei transiti di Urano. Ci dà una collocazione che diventa più ricca. Attenzione, noi parliamo molto di transiti, ricordiamoci sempre che i transiti sono uno degli strumenti principali di lettura dell'astrologia moderna, ma non sono assolutamente, per esempio, al primo posto per chi fa astrologia classica. Quindi anche qua dobbiamo noi sapere chi siamo astrologicamente, dove siamo ed essere coerenti con la nostra scuola di pensiero. Quindi anche questa distinzione è sempre importante da fare. Per le parole chiave dei transiti di Urano, io ne ho proprio scritto un elenco. Cambiamento completo, rinnovamento, momenti o situazioni di rottura, salto quantico di coscienza, originalità, nuove visioni, nuovi ruoli familiari o nuovo modo di vivere i ruoli familiari, nuovi bisogni. Anticonvenzionalità,
ciò che disinibisce. Rivoluzione, pecora nera, esilio, rottura, taglio, cambiamento, veloce, improvviso, individualismo, shock, nuove opportunità. Allora, queste parole dovremmo poi applicarle al tema natale che vive il transito di Urano. Quindi, la prima cosa da capire è: siamo in un tema natale, in un albero che vive facilmente i cambiamenti, che li vive come nuove occasioni, nuove opportunità, aria fresca che entra nella propria vita, nella propria famiglia, o siamo abbiamo un carattere che magari tende a fare fatica quando avvengono cambiamenti bruschi, magari non predeterminati, non curati in anticipo. C'è bisogno di tempo nella nostra vita per vivere il cambiamento? In certi settori sì, in certi no. In che casa sta il nostro Urano? Che aspetti forma il nostro Urano? Perché ovviamente, se noi abbiamo per esempio un transito di Urano all'ascendente, l'ascendente ci parla molto del ruolo familiare, di quello che l'albero si aspetta da noi. Tutto questo, nel momento che abbiamo un transito, valutate che se Urano fa il giro dei 12 segni in 84 anni, ogni transito per congiunzione è unico nella vita. Quindi se Urano passa sul nostro Sole in congiunzione, passa sulla nostra Venere, passa sull'ascendente, porterà tutte le sue parole chiave nel settore che tocca, per casa e per pianeta toccato. Con il Sole, per esempio, cosa sarà rinnovarsi profondamente? La propria identità, l'archetipo dei padri, gli obiettivi di vita, ciò che io so di me, la soglia di consapevolezza, di autoconoscenza, no? All'ascendente, appunto, è sempre un'ottima, eccellente occasione per rinnovare il proprio ruolo familiare e quindi magari per liberarsi di zavorre o viceversa. Si è pronti al cambiamento e uno invece si assume dei ruoli. Quindi anche in questo caso è il cambiamento che conta più che la direzione in cui il cambiamento poi va. Nell'ambito astrogenealogico, un transito importante di Urano ai pianeti personali o all'ascendente o al fondo cielo o al medio cielo o al discendente, quindi ai pianeti personali ai quattro angoli, perché dico ai quattro angoli, ascendente rappresenta il ruolo familiare, il fondo cielo sono proprio le radici, la base, la memoria della struttura familiare. Discendente, mandato di coppia. Medio cielo, realizzazione, aspettative, no? Quindi per esempio un transito di Urano al medio cielo, certo si può esprimere tantissimo nel lavoro, nella professione, nella carriera e dare in quella direzione rinnovamento, cambiamento, ma ci si può anche liberare dalle aspettative familiari che magari hanno sempre, fra virgolette, pesato su di noi, sulle nostre spalle. È assolutamente liberatorio, per esempio. È ovvio che se tutto il resto del tema invece fa fatica a liberarsi delle aspettative, mettiamola così, ciò che non riusciamo a rinnovare da noi ci rinnoverà dall'esterno. I transiti hanno sempre questa valenza, per questo anche non si possono mai veramente prevedere in anticipo. Perché non si sa mai bene cosa riesco a fare da solo e cosa no. Ciò che non rinnovo mi verrà rinnovato. Se sono, per esempio, insoddisfatto del mio lavoro, arriva un transito in sesta casa o in congiunzione al governatore della sesta casa e io sono pronto a cambiare lavoro dopo magari 5 anni che sono insoddisfatto di quello che sto facendo, deciderò finalmente con questo transito di Urano di licenziarmi. Una mattina mi alzerò e dirò basta, un evento sarà la goccia che fa traboccare il vaso. Quello che non si è deciso in 5 anni, durante un transito di Urano si decide nel tempo che bevo un caffè al bar. E questo se ho integrato già il processo. Se invece il transito di Urano, per la personalità che ho, per la storia del mio albero, che magari mi lascia memorie di grande pericolo se lascio il lavoro sicuro, per esempio, no? Quindi ho delle memorie antiche legate ai genitori, ai nonni, a certi zii, che
mi dicono attenzione, attenzione, pericolo, pericolo, no? Allora in quel caso resisto, resisto al cambiamento, resisto, verrò licenziato, la mia azienda fallisce e io mi trovo a piedi. Quindi dove c'è integrazione c'è più possibilità magari di vivere, no? Con scelta. Dove c'è meno integrazione, meno consapevolezza, ciò che non decido io verrà deciso da fuori. Alla fine gli eventi sono i medesimi. C'è stato il licenziamento e io sono costretta a cambiare lavoro. È il modo a cui sono arrivata a questo che è diverso, non il risultato. Un transito importante di Urano ci può anche parlare a livello familiare di un'esclusione, di una rottura, di una persona che esce dalla famiglia o che se ne va volutamente o che viene cacciata. Possiamo essere all'interno, mi è capitato, all'interno del divorzio genealogico, no? Quando si spezzano proprio i legami con qualcuno del gruppo perché ha fatto qualcosa di considerato inaccettabile per le regole di quell'albero, no? Che possono essere cose molto evidenti, ma anche cose piccole, dipende sempre quanto è rigido un albero, no? È sempre il rapporto Saturno-Urano. Ciò che a cui tendo a dare molta struttura e quindi è rigido, Saturno deve dare sicurezza, deve riparare, no? Deve difendere i confini, e ciò che invece Urano trova claustrofobico di Saturno, trova insensatamente fermo e quindi ha bisogno di andare. C'è bisogno di entrambi nella vita di ognuno di noi, in ogni albero, in ogni famiglia. Ci sono momenti in cui bisogna costruire e ci sono momenti in cui bisogna saper aprire le finestre e far entrare aria fresca. Quindi la dialettica Saturno-Urano non ha un protagonista buono, protagonista cattivo come nei poliziotti. Non è che Saturno è il poliziotto cattivo e Urano è il poliziotto buono, no? È ovvio che la dialettica si deve integrare, dipende dai momenti della vita, dipende dai momenti, no, dell'albero. Abbiamo bisogno di Saturno, abbiamo bisogno di Urano. I transiti poi di Urano possono ovviamente sempre coincidere con decisioni di cambiamento. La casa attraversata da Urano, il pianeta a cui Urano, con cui Urano forma un aspetto. Attenzione, è vero che un trigono di Urano può essere più stimolante di una quadratura, ma le quadrature di Urano, per esempio, sono perfette per spezzare situazioni che erano stagnanti, che erano proprio immobili da tempo immemore all'interno della famiglia, all'interno della propria vita. Quindi la quadratura può dare sempre la tensione necessaria alla rottura. Non è detto che il trigono abbia la medesima forza o il sestile. È ovvio che dove abbiamo un trigono, un sestile di Urano, c'è più facilità. La strada è in discesa, però una quadratura di Urano può dare dei cambiamenti sul momento estremamente faticosi, ansiogeni e destabilizzanti, ma poi col senno di poi può essere uno spartiacque eccellente in qualche modo. Allora, per spiegare i transiti di Urano è veramente perfetta la carta numero 16 dei tarocchi, un arcano maggiore. Come vedete c'è tutto, questa carta oggi noi la chiamiamo la torre, una volta la si chiamava proprio anche il fulmine, ci sono tutte quelle che sono le parole chiave per comprendere un transito di Urano. C'è il fulmine, ciò che ti colpisce in modo improvviso, non ti avverte, non si preannuncia, arriva e ti colpisce. Nel colpirti destabilizza, decostruisce, fa crollare le vecchie strutture, ecco qua i muri di Saturno. E cosa si può fare quando si è in una situazione di pericolo in cui tutto viene giù nella vita in un dato settore? Ci si può solo buttare, non c'è il tempo di fare le valigie con calma con i transiti di Urano, ci si getta dalle finestre. E quindi è molto bello il fatto che in certe carte dei tarocchi le figure siano a testa in giù. Perché è bello che siano a testa in giù? Perché vedono tutto capovolto, vedono tutto da un nuovo punto di vista che stando dritti avrebbero perso. Stando dritti non avrebbero mai visto il mondo a testa in giù.
E quindi ovviamente tutto questo cos'è? Questi signori, per esempio, in questa figura, qua siamo nei Rider White, sono tranquilli e sereni? No, il transito di Urano cosa può portare? Ansia, nervosismo, può portare ovviamente, adesso abbiamo avuto per esempio una congiunzione a Marte, quindi addirittura una potenzialità di fortissima energia, no? Attenzione, ricordiamoci sempre all'interno dei transiti il discorso pianeti lenti, pianeti veloci. Un punto astrologico preciso con il gioco delle retrogradazioni, quindi su ogni punto tendenzialmente Urano passa una prima volta, poi retrogrado torna indietro, poi ripassa, abbiamo quindi i transiti di Urano sono lunghi, no? Non sono transiti che durano giorni o settimane, durano molti mesi, un anno e mezzo. Tendenzialmente fa da detonatore al transito di Urano, che poi si identifica appunto con l'evento improvviso, con la situazione improvvisa, con ciò che d'improvviso non può più essere non visto, attraverso un passaggio di un pianeta più veloce. Certo, Marte-Urano è una coppiata che fa è estremamente esplosiva e deflagrante, però qualsiasi pianeta veloce può fungere da innesco, da detonatore a un transito di un pianeta lento. Abbiamo nei tarocchi altre due figure che parlano di trasformazione e cambiamento, che sono la carta della morte e la carta della ruota della fortuna, ma entrambe hanno un senso del cambiamento più lento. Guardate questa figurina che bella, che dà proprio l'idea che vede tutto a testa in giù. È la cosa che più mi piace di questa carta, perché dà proprio il senso, no, del cambiare visione. E quando l'hai cambiata non puoi più tornare indietro. Quando i veli si squarciano nella vita, che sia dentro una relazione d'amore, che sia dove voglio vivere, che sia nella relazione con una persona della mia famiglia, quando d'improvvisamente un velo si squarcia, io non torno più indietro e qualcosa è cambiato per sempre. È definitivo questo cambiamento. Attenzione, Urano ha un profondo significato di rinnovamento, di aria fresca, di novità. E tutto questo vissuto nel modo giusto offre delle occasioni di vita eccellenti a livello personale, familiare e in tutti gli ambiti di vita che magari appunto andiamo a analizzare poi nel singolo tema Urano sta sollecitando. Allora, come ci si sente con un transito di Urano? Tendenzialmente, a meno che non siamo particolarmente uraniani, tutta aria nel nostro tema, metà tema gemelli, metà tema acquario, ma se no tendenzialmente se abbiamo della terra, se abbiamo dei segni fissi, se abbiamo una sesta casa bella popolata, insomma se non siamo così abituati a Urano, ecco le parole chiave per come ci si sente con un transito di Urano. Allora, destabilizzati, nervosi, con un certo livello di ansia, a volte addirittura angoscia. I cambiamenti improvvisi spaventano e quindi questo può creare ulteriore ansia e nervosismo. Perdita di controllo, ecco, questa è anche un'altra cosa chiave di Urano che si contrappone a Saturno. Come vedete la dialettica Saturno-Urano è molto interessante. Attenzione, Saturno ha il vecchio domicilio in acquario, che dove oggi ha Urano, quindi Urano ha spiazzato l'antico domicilio di Saturno, e quindi già questo è molto interessante, no, per parlare di questa dialettica. Quindi possiamo avere perdita di controllo, ciò che Saturno non ama, teme, non desidera. Saturno è anche disposto al cambiamento, ma con le sue regole, ben pianificato, con strategia, concreto, misurato. Invece Urano arriva, avete visto la torre, spiazza. Cosa vuol dire? Che c'è perdita di controllo in un settore della propria vita durante un transito di Urano. È ovvio che ci sono dei pianeti che reggono meglio, fra virgolette, un transito di Urano. Se noi abbiamo Mercurio in acquario, che quindi ci parla già per esempio di un modo di pensare, di comunicare, portato alla novità, al cambiamento, molto aperto, che non teme ciò che è diverso da sé, vivrà benissimo un transito di Urano, perché troverà mille nuove, incredibili direzioni in cui esprimersi. Se invece io ho un Mercurio in Toro,
farò molta più fatica perché sarò una persona che tende a essere stabile nelle sue opinioni, nelle sue convenzioni. Tendenzialmente ho un modo di vivere il cambiamento intellettuale nel modo di comunicare, lento, graduale, arriva Urano e puff, fa saltare tutto, no? Questa cosa anche negli studi può essere molto interessante se stiamo analizzando questa parte della vita di un tema natale o di un albero, anche di un albero, perché ovviamente Urano a un Mercurio può dare anche interruzione degli studi, per esempio nella storia di un albero, E l'interruzione negli studi, nelle storie degli alberi, crea sempre ferita, fa distinzione fra chi ha potuto studiare e chi no. Questo spesso poi ha conseguenze a livello economico, di prestigio sociale, di opportunità di vita, insomma. Quindi per esempio Urano-Mercurio ha una dialettica, Mercurio come generazione orizzontale, fratelli, sorelle, Urano può dare rottura o esclusione o fratello, sorella, pecora nera, no? E via dicendo. Quindi la perdita di sicurezza in certi segni e in certi pianeti è più facile da vivere. Chi per esempio non tollera anche oltre a Saturno, anche la Luna. La Luna cerca sicurezza, protezione, stabilità affettiva, emotiva, nutrimento. Il nervosismo uraniano, a meno che non sia proprio già una luna in acquario, per esempio in gemelli, che quindi è già una luna, o in terza casa, dove peraltro la luna ha la gioia, comunque è un transito di Urano, può emotivamente essere molto faticoso. Il cambiamento con Urano è necessario, se collabori bene, se non collabori Urano fa quello che deve fare ugualmente. Ovviamente non è il pianeta che fa, sono dinamiche interiori, sono le corrispondenze sincroniche di cui parlavamo prima, no? Ovviamente non è che arrivano i raggetti da Urano a farci compiere i cambiamenti che ci rinnovano. Un transito di Urano può sempre in una famiglia, in un albero, incentivare l'irrigidimento, proprio perché ciò che è nuovo, ciò che è diverso, ciò che è improvviso mi fa paura. La reazione di molti alberi è quella di irrigidirsi, chiudersi, fare strategia contro Urano. Per questo spesso Urano anche si collega in astrogenealogia alle esclusioni, a qualcuno che viene giudicato dentro la famiglia e per questo allontanato, si chiudono i rapporti, la tensione è tale che non ci si parla più, scivola via, cose sempre molto dolorose poi, sia per chi se ne va, sia per chi rimane, perché poi l'esclusione, come sapete anche poi dalle costellazioni, per esempio, no? Tutti hanno appartenenza, è una delle tre regole basi delle costellazioni familiari, l'appartenenza, tutti devono avere un ruolo nel loro albero, questo non deve schiacciare la libertà e l'individualità. Attenzione, se c'è qualcuno che ha un transito di Urano e mette in crisi tutti gli altri, è ovvio che nel momento che mette tutti in crisi tutti gli altri, porta Urano nella vita di tutti. La famiglia è qualcosa di osmotico, ma così come il nostro gruppo di amici sul lavoro, la famiglia ancora di più, ma in questo in tutti i settori della nostra vita. Se qualcuno vive un enorme cambiamento dentro la nostra famiglia, tutti ne sono coinvolti, anche chi si irrigidisce, anche chi chiude la porta e si tappa le orecchie perché non vuole vedere e sentire questa cosa che gli fa paura. Ma tutti ne vengono poi coinvolti, ovviamente. Chiediamoci, nella nostra famiglia, chi rappresenta Urano? Una persona? Una situazione? Nelle ultime tre generazioni, la nostra genitore nonni, quale situazione vi viene subito in mente rispetto a tutto quello che abbiamo detto? Evento improvviso, destabilizzante, che qualcuno vive con più facilità e qualcuno meno. Ciò che però impone il cambiamento, non si torna indietro, come quando i fratelli Herschel hanno trovato Urano e di colpo la visione del sistema solare era diversa, diversa per sempre, non si torna indietro, no? Ecco, la stessa cosa in famiglia, quando vi è capitata, controllate se ci sono transiti di Urano, c'è una persona particolarmente uraniana e voi nella vostra vita fate da dove siete a oggi indietro. È ovvio che nell'infanzia, per esempio, i transiti di Urano possono essere particolarmente faticosi, perché i bambini tendono ad avere molto bisogno di sicurezze, di certezze, di protezione, e quindi un transito di Urano, che può significare di tutto,
Per esempio, è ovvio che in un bambino, per esempio, il discendente, il mandato di coppia ancora non viene vissuto in prima persona. Io studio moltissimo la situazione familiare o la vita sentimentale dei genitori attraverso i transiti dei figli e dei bambini, perché sono molto parlanti, fanno da spugna, sia per quello che sanno che non sanno. Un transito importante nella vita di un bambino in settima casa o al discendente o Sole e Luna, ovviamente, può parlare di una separazione familiare, del divorzio dei genitori, ma anche un momento che destabilizza molto. Magari il papà cambia lavoro e è a casa poi solo il weekend, la mamma inizia a lavorare, prima era a casa. Insomma, cambiamenti che nella vita del bambino, più o meno grandi, possono essere appunto un po' ansiogeni, un po' destabilizzanti. Quindi nell'infanzia, con forti transiti di Urano, a volte ci può essere perfino una piccola regressione di autodifesa, no? Proprio perché ci si sente molto spaventati. Nell'adolescenza i transiti di Urano sono più affini, perché proprio la voglia di creare identità allontanandosi dall'identità predefinita familiare è già innescata, si ha bisogno di rottura. Un transito di Urano può, in un tema equilibrato, fra virgolette, essere un'ottima occasione per imparare a fare un viaggio da soli, andare fuori a studiare, e avere più autonomia semplicemente, sapersi gestire meglio se stessi il proprio tempo, oppure in temi natali più delicati può essere anche molto forte e quindi magari portare a un eccesso di bisogno di rottura, no? E quindi magari a livello familiare può essere molto faticoso avere per esempio un figlio adolescente con un grosso transito, magari sul sole, che quindi devo sempre mettere in discussione, no? Le regole del sistema, i padri del sistema. Padri del sistema intendo non solo il padre biologico, intendo proprio ciò che crea il mito familiare, ciò che crea la narrativa familiare. Può essere molto faticoso, poco faticoso, ma è sempre, secondo me, una vera occasione nella propria vita. È come se fosse un reset nel territorio che tocca col pianeta o con la casa attraversata o con l'angolo toccato. E per quello che riguarda le case, allora è ovvio che un transito di Urano in una casa, come dicevamo prima, dura molti anni. I momenti cruciali tendenzialmente sono: ipotesi 1, ho una casa che ospita dei pianeti. Attenzione, anche Lilith e Chirone, sono molto sensibili ai transiti di Urano. Comunque, nel momento della congiunzione, 2 gradi prima, 2 gradi dopo. Oppure, se la casa è vuota, nel momento in cui tocca la cuspide, quindi l'inizio della casa, fa aspetto al governatore anche di una casa. Quindi, se io ho un transito importante di Urano, al Sole, andrò a guardare anche che casa inizia in Leone, perché anche in quell'ambito si potrà far sentire l'azione di un transito di Urano. O anche se ho un transito, un bellissimo trigono di Urano a Venere, guarderò le case che iniziano in Toro e in Bilancia, no? Come sempre l'analisi dei transiti non è semplice e non ha neanche, secondo me, lo scopo della predizione degli eventi. Io non ho minimamente questa visione dell'astrologia, anzi, come vedete, io mi occupo di astrogenealogia, che porta sempre lo sguardo indietro, non davanti. Quindi non credo che la vita debba essere conosciuta in anticipo, credo che la vita vada vissuta meglio che si può, con più gioia, serenità e realizzazione che si può, con una buona etica e morale. Ma il conoscere il proprio futuro non credo che faccia parte del bagaglio che un essere umano deve avere. Ovviamente bisogna anche capire se a ricevere un transito è un segno cardinale o mobile. I segni fissi sono quelli che fanno più fatica nel vivere i passaggi di Urano. In questo momento pensiamo a Urano in Toro, insomma, ne abbiamo prova, no? Di quante forze diverse di resistenza si attivano durante questi lunghi passaggi nei segni fissi. Cerchiamo quindi di vivere i transiti di Urano avendo una prospettiva nuova, diversa, liberatoria, se possibile, di quelli che sono i rami secchi della nostra vita, le dinamiche e i modelli familiari ormai superati che possono
liberarsi, avere nuove visioni, nuove prospettive, cerchiamo sempre appunto di vivere un transito di Urano con estrema flessibilità. Non cerchiamo di prevederne gli esiti, fra virgolette, concreti, perché appunto fa parte della stessa essenza di Urano di portare contenuti nuovi, imprevisti, imprevedibili. Quindi veramente i transiti di Urano sono i più difficili da prevedere, non ha neanche per certi versi senso cercare di entrare in quell'ottica, perché proprio il fatto della novità e della destabilizzazione che la novità porta è il succo dei transiti di Urano. Abbiamo con Urano lo shock che ti salva, dall'abitudine, lo shock che ti salva dalle sabbie mobili, lo shock che ti salva da tutto ciò che è così fermo da iniziare a essere claustrofobico e asfittico. Con Urano possiamo anche avere il senso proprio del risveglio dal torpore, del risveglio e dell'apertura a ciò che è nuovo. In una lezione di astrologia era proprio stato detto tanti anni fa che Urano e Saturno erano come i pedali di un'auto. Urano era l'acceleratore, Saturno il freno. Per guidare servono entrambi. C'è il momento in cui devo accelerare, ma c'è anche il momento in cui devo frenare. E quindi, proprio per questa integrazione Saturno-Urano, che è sempre interessantissima a livello di albero, a livello di individuale, personale, a livello anche di lettura dei transiti. Grazie a tutti coloro che vorranno lasciare un commento oppure iscriversi al canale. Vi auguro una buona serata e ci vediamo al prossimo video. Arrivederci a tutti.